Ciao amici di Fanpage, il 5 di oggi è dedicato a Valeria Golino. È finita la 72esima mostra di Venezia. Le divergenze, come sempre, sono fisiologiche. Comunque c'è una vincitrice che ci interessa. Valeria Golino, Coppa Volpi, migliore attrice per il film di Beppe Gaudino, regista puteolano, e trionfatrice anche nel gusto del pubblico per una volta. Il mio 5 oggi è dedicato a lei. Questi i 5 motivi per cui condivido il verdetto della giuria. La ribellione, o meglio, la qualità della ribellione. Il personaggio di Valeria, che si chiama Anna, è destinata, sarebbe destinata dalla vita a diventare, come si dice in sceneggiatura, una cosa e niente. Ma la sua ribellione avviene non per militanza di partito o di parrocchia, per buona coscienza, ma per ribellarsi a un marito losco, per amore delle figlie, per i soldi che guadagna e che le danno un'autonomia che non ha mai avuto. Insomma, questa è una ribellione nuova per gli stereotipi partenopei ed avviene per amore, solo per amore e non per la solita sociologia. La tecnica. La Golino ci è piaciuta perché ha lavorato duro, perché non era dei nostri, non era una napoletana che ha rifatto se stessa. La Golino per questo ruolo forte, complesso, tragico e qualche volta persino paradossale ha studiato, ha voluto reimparare quel dialetto che aveva dimenticato e ha preteso giustamente una coach per questo, quasi all'americana. Non fate finta di non capire. Ma che devo capire? Che a parte l'Italia la stessa razza. Ma quale razza? Non mi ha fermato innanzi a niente dei soldi, che ti ha differenza? L'identità del luogo, l'essere figlia di questa città, non c'entra proprio niente. Qui è questione di bravura. Il regista. Non era affatto facile inseguire i sogni e gli incubi di Gaudino, un regista molto colto e sicuramente fuori standard. La Golino riesce nel film, col suo personaggio, a prendere su di sé tutta la positività, tutta la negatività della nostra odiosa, amata, ambigua metropoli. È un personaggio in trasformazione, indefinibile. Addirittura riesce a trasformarsi in un quadretto, in un'immaginetta naive, in un quadro alla Frida Kahlo. La generosità, sì, la generosità. Valeria Golino non è mai diva, non assume atteggiamenti, ma anche nel film è importante la sua disponibilità verso un cast sicuramente riuscito e importante. Non mangia gli altri, non tende a debordare, non copre l'inquadratura. E qui, grazie a lei, Massimiliano Gallo, Adriano Giannini, la debuttante Elisabetta Mirra, Salvatore Cantalupo, un bravissimo veterano, bene, tutti assumono un po' della sua luce e insieme a lei costruiscono questo ritratto che forse è un ritratto unico della Napoli contemporanea, così spesso equivocata. L'aver domato Napoli, un fattore di pressione immensa, un fattore di pressione del passato, della tradizione, della contemporaneità così equivocata, così ripresa dai media in maniera spesso anche brutale. Il personaggio di Valeria Golino resiste a questa immensa pressione e marcia nel film con una credibilità che non è mai certezza, che non è mai vanagloria, che non è mai trionfo immotivato. Ecco, il suo personaggio ha meritato questa Coppa Volpi, perché, come succede a molti di noi concittadini, ha proceduto per il riscatto arrancando tra mille sfaccettature.